Allora, a che punto siamo arrivati? Siamo arrivati al punto che io faccio un po' il sommario delle puntate precedenti ogni tanto. Abbiamo fatto l'analisi della deformazione, con il problema geometrico, poi abbiamo fatto l'analisi della tensione, l'equilibrio. Poi abbiamo fatto a un certo punto il principio dei lavori virtuali, che faceva vedere la dualità tra questi due mondi, uno cinematico e uno statico. Poi abbiamo scritto il legame costitutivo, abbiamo scritto le equazioni del legame costitutivo, che erano le equazioni che tenevano esattamente in gioco, tenevano conto delle reali proprietà del materiale di cui era costituito questo oggetto che stiamo studiando, soggetto al sistema di forze. Allora, rivediamo un attimo tutte quante le equazioni che abbiamo scritto finora e riscriviamo la lavagna. Allora, cominciamo dalle equazioni della cinematica, va bene? Le equazioni della cinematica erano queste: la deformazione infinitesima e la parte simmetrica del gradiente degli spostamenti. Quindi è un mezzo gradiente di u gradiente di u trasposto. Bene. E questa era l'equazione dell'analisi della deformazione, l'equazione della cinematica. Poi abbiamo scritto l'equazione appunto dell'analisi della tensione, l'equazione di equilibrio. Le equazioni di equilibrio ci dicevano che la divergenza di sigma più b era uguale a zero. Ci ricordiamo che b sono le forze di volume, va bene? Non finiva naturalmente così, possiamo scrivere che sigma è uguale a sigma trasposto, ci possiamo ricordare che sigma è uguale a sigma trasposto, oppure possiamo pensare sin dall'inizio, implicitamente, che sigma è un tensore simmetrico, direttamente, noi lo pensiamo già simmetrico, va bene? Ok. Poi abbiamo scritto le equazioni, naturalmente, del legame costitutivo, che è l'ultimo argomento che abbiamo trattato, che appunto davano una relazione tra le deformazioni e le tensioni. E le abbiamo scritte in questo modo. Sigma è uguale a C applicato su epsilon. Bene. L'abbiamo scritte in questa direzione, cioè sigma in funzione di epsilon, oppure nella sua forma inversa, epsilon in funzione di sigma. Okay. Allora, tutte queste equazioni sono equazioni che naturalmente valgono in omega. Facciamo come al solito lo schema anche del nostro oggetto. Questo è omega, è soggetto a dei carichi, come abbiamo detto, di volume B, eccolo qui, va bene? E poi abbiamo fatto anche il caso in cui c'era una parte della frontiera che era vincolata e il valore degli spostamenti erano assegnati, cioè su questa parte della frontiera che noi avevamo chiamato du di omega, noi avevamo che gli spostamenti valevano u cappello. Quindi se queste sono equazioni che valgono in omega, poi dobbiamo aggiungere sul contorno che u è uguale a u cappello su de u omega. Bene, e inoltre sulla rimanente parte del contorno lo specificavamo le forze, va bene? Che erano delle forze naturalmente distribuite, le forze di superficie. Questa parte del contorno l'abbiamo chiamata df omega. E quindi diciamo che la tensione che emerge dal nostro corpo, dal nostro oggetto, e la tensione si calcola tramite la regola del tetraedro con sigma applicato su n, questa è la tensione, deve essere uguale alle pressioni esterne applicate, P. E questo vale su df omega. Okay, queste sono tutte le equazioni che abbiamo scritto ora, finora, va bene? Che cosa possiamo notare? Che naturalmente la prima cosa che possiamo notare è questa, che questa è un'equazione differenziale del primo ordine, ci sono delle derivate, vedete? Questa è un'altra equazione differenziale del primo ordine, c'è cioè una derivata, la divergenza è ovviamente una derivata. Questa è un'equazione algebrica, va bene? Sono tutte equazioni lineari, va bene? Perché l'operazione di derivazione è un'operazione lineare, va bene? Sia qui che qua, e ovviamente questa è un'operazione lineare perché è un tensore applicato su un oggetto, su epsilon, quindi è un problema sicuramente lineare, va bene? Vediamo
facendo uno schema, vediamo quante equazioni e quante incognite abbiamo scritto, va bene? Allora, le incognite chi sono? Le incognite sono gli spostamenti U, il tensore di deformazione Epsilon, il tensore delle tensioni Sigma. Queste sono le incognite. Va bene? Ok. Allora, facciamoci un conto di quanti funzioni scalari ci sono in queste incognite. Allora, U sono, è un vettore di tre componenti, quindi sono tre funzioni. Epsilon sono sei indipendenti perché è simmetrico. Sigma, già abbiamo detto che era simmetrico, stiamo pensando sempre comunque simmetrico, quindi sono altre sei. Quindi il totale del numero delle incognite che noi abbiamo è 15. Bene? 6 più 6, 12, più 3, 15. Va bene? Ci siamo? Vediamo quante equazioni di campo abbiamo scritto. Va bene? Allora, quante sono queste equazioni? Contiamole. Quante sono queste equazioni? Ditemi un numero. Quante sono? Pensatele ovviamente in componenti. Quante componenti? Sono 6. Quindi queste sono 6 equazioni. Queste sono... La divergenza l'abbiamo scritta in esplicito. Tre equazioni, sono tre equazioni, bene? Sono tre equazioni. E queste sono di nuovo sei equazioni. Quindi di nuovo ci troviamo 15 equazioni, 15 incognite. Ah, insomma, potrebbe essere che una soluzione esiste, poi possiamo indagare se magari anche unica e così via. Allora, questo problema almeno l'abbiamo formulato, va bene? Sembra ben formulato, e questo problema è quello che viene chiamato il problema dell'equilibrio elastico. Il problema dell'equilibrio elastico ovviamente è un problema in cui abbiamo il nostro oggetto e abbiamo dei dati sul nostro oggetto, delle sollecitazioni che agiscono sul nostro oggetto. Quali sono le sollecitazioni che agiscono sul nostro oggetto? I dati esterni, le sollecitazioni sul nostro oggetto sono sicuramente le forze di volume B, le forze di superficie P, gli spostamenti imposti U. Quindi questi tre oggetti rappresentano in qualche modo, specificano la sollecitazione che c'è sul nostro corpo omega. E io questi tre oggetti li chiamo S grande, va bene? E appunto sono la B, la P, la U cappello. Ok? Questa è la sollecitazione che agisce sul nostro corpo omega. D'accordo? Vediamo. E appunto, che cosa vogliamo cercare noi? L'abbiamo detto prima, vogliamo determinare queste quantità qui. Bene, queste rappresentano per noi le incognite del problema. E queste incognite del problema le raggruppiamo, come dire, in un unico oggetto, bene, che io chiamo S, S corsivo, che chiamo lo stato elastico. Lo stato elastico del mio corpo. Ok? Quindi abbiamo la sollecitazione, lo stato elastico. Va bene? S piccolo. Ci siamo? Quindi qual è il problema? Il problema è questo. Assegnato che sia omega, va bene? E avendo specificato di che materiale è fatto questo oggetto omega, va bene? Avendo splittato la frontiera totale in due parti, va bene? Assegno le forze di volume, le forze di superficie su una parte, gli spostamenti controllati imposti sull'altra, cioè assegno lo stato di sollecitazione S e voglio determinare lo stato elastico S piccolo. Questo è il mio problema. Va bene? Questo è il mio problema. D'accordo? Ci siamo?
Va bene. Allora, il primo problema che si deve porre uno quando come dire, costruisce un modello, questo è un modello naturalmente, non è la verità del comportamento dell'oggetto fisico, è solo un modello che cerca di interpretare il comportamento dell'oggetto. Va bene? È un modello matematico. Bene. E la prima cosa che uno si deve porre come problema è: ma se io assegno delle forze, bene, esiste questa soluzione? Cioè questo problema è realmente risolvibile oppure no? Non so se mi sono spiegato. Un problema che ha un sapore prettamente matematico, naturalmente, no? Di esistenza della soluzione, d'accordo? E... però è un problema fondamentale, perché se noi andiamo a scrivere delle equazioni che dovrebbero interpretare il comportamento di un oggetto fisico reale e poi queste equazioni non ammettono soluzione, vuol dire che abbiamo sbagliato. Chiaro? Quindi se questo problema così scritto non ammettesse soluzione, sarebbe assolutamente, diciamo, da buttare via come modello. Mi sono spiegato? Quindi non è un problema puramente matematico, solo dal sapore matematico, è un problema reale fisico. Se io cerco di schematizzare il comportamento di un oggetto, scrivo delle equazioni e poi quelle equazioni non hanno soluzione, vuol dire che ho sbagliato tutto. Quindi il primo problema che ci si pone è: ammette soluzione questo sistema di equazioni? Ammette soluzioni? Allora, verificare che la soluzione esiste non è banale. Però è stato dimostrato, voi ci credete, va bene? È stato dimostrato, la soluzione di questo problema esiste, va bene? Quello che possiamo vedere sono altre proprietà relativamente a questo problema, d'accordo? La prima proprietà che possiamo andare a indagare è questa, è quella che si chiama il principio di sovrapposizione degli effetti. Che cosa ci dice il principio di sovrapposizione degli effetti? Allora, immaginiamo di avere una sollecitazione S grande, S grande 1, bene? Che è definita da forze di volume, forze di superficie, spostamenti controllati, bene? 1. Questa sollecitazione ci produce, sappiamo che esiste una soluzione, almeno una soluzione, non sappiamo quante ne sono, ma almeno una ne esiste, ci produce una soluzione. E una soluzione è, per esempio, questa qua, S piccolo 1 uguale a 1, epsilon 1, sigma 1. Bene. E poi prendiamo un'altra sollecitazione, una sollecitazione diversa da questa, la chiamo S grande 2, definita dalla tripletta V2, V2, U cappello 2, che anche questa ammetterà su almeno una soluzione, e questa soluzione la chiamiamo S2. Ovviamente sarà U2, Epsilon2, Sigma2. Va bene? Ok. Bene, il principio di sovrapposizione degli effetti, scusatemi, lascio tutto questo spazio libero perché poi sarà riempito e vado sulla pagina successiva. Va bene? Il principio di sovrapposizione degli effetti vi dice questo, che se prendiamo una sollecitazione S uguale a S1 più S2, ovvero
la tripletta che definisce la sollecitazione S sarà P1 più P2 più cappello 1 più cappello 2. Bene, la soluzione di questa sollecitazione S1 più S2 sarà la somma delle due, delle due soluzioni ottenute tramite solo S1 e solo S2, cioè a questa corrisponde come soluzione una S che è sicuramente S1 più S2, ovvero è U1 più U2, Epsilon1 più Epsilon2, Sigma1 più Sigma2. Ok? Vabbè, ho lasciato tutto questo spazio perché dovevo scrivere un po' di equazioni qui. Ok? Allora, questo stato elastico deve soddisfare queste equazioni, va bene? Quando lo stato di sollecitazione è la sollecitazione S1, va bene? Le scrivo in esplicito proprio, va bene? Quindi scrivo tutte le equazioni semplicemente mettendo qua 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, va bene? E naturalmente anche qui 1, 1, 1, tutti e due ci vogliono, va bene? Farò la stessa cosa anche per la soluzione S2, bene? Che naturalmente è la soluzione della sollecitazione S2. Quindi riscriverò di nuovo tutte queste equazioni con il 2. È meglio scrivere in esplicito, sarà un po' noioso, però le scriviamo, va bene? Comincio. Allora io ci avrò in questo caso Epsilon1 uguale a 1/2 gradiente di U con 1 più gradiente di U con 1 trasposto. Io ho scritto la prima equazione. Poi divergenza di sigma1 più B1 uguale a 0. Sigma 1 uguale a C epsilon 1, questo è naturalmente in omega, e poi avrò U con 1 uguale U cappello 1 su d omega, su d omega, e U con 2 e sigma 1 n uguale a P con 1 su df. Ho riscritto le equazioni mettendo tutti in 1, va bene? D'accordo? Adesso riscrivo le stesse equazioni mettendo i 2, e quindi avrò qua epsilon 2 uguale 1/2 gradiente di U con 2 più gradiente di U con 2 trasposto. Poi avrò divergenza di sigma 2 più D2 uguale 0. Poi ancora avrò sigma 2 C uguale a C epsilon 2. Io ho scritto l'equazione di campo, va bene? Quindi questo in omega vale sia naturalmente per queste che per queste, come le fate scrivere due volte. E poi su d omega avrò che U2 è uguale a U cappello 2 e sigma 2n è uguale a P2. Va bene, insomma, non è che... A questo punto che faccio io? Guardate, faccio questa operazione. Sommo tutti i termini di questa equazione con tutti i termini di quest'altra equazione, membro-membro, ok? Quindi scrivo epsilon 1 più epsilon 2, ok? È uguale a tutta questa espressione più tutta questa espressione. Ci siete? Allora, lo faccio. E scrivo epsilon 1 più epsilon 2 è uguale a 1/2 gradiente U con 1
il gradiente 1 da sposto più gradiente Q2 più gradiente Q2 trasposto. Ok, a questo punto faccio un ulteriore passaggio, e cioè mi ricordo che l'operatore gradiente è un operatore lineare, no? È un operatore lineare. Essendo un operatore lineare, il gradiente di Q1 più il gradiente di Q2 è uguale al gradiente di Q1 più Q2. Quindi è uguale a 1/2 gradiente di Q1 più Q2 più gradiente di Q1 più Q2 tutto quanto trasposto. Attenzione che questa quantità, il gradiente di Q1 più Q2, è esattamente uguale a questa, cioè era, come dire, diciamo il primo termine della tripletta della soluzione S, va bene? Quindi questa qua, che è la U, ok, è quella che ci ritroviamo qui, è quella che ci ritroviamo qui. D'accordo? Bene. E questa quantità qua non era altro che il secondo elemento di questa tripletta, soluzione, che abbiamo ritualizzato soluzione. E questo lo teniamo per comodità, per esempio, epsilon, e sarebbe esattamente a epsilon. Questa è, voglio dire, è un'operazione tutto quanto, diciamo, se vogliamo, banale, che dipende semplicemente dal fatto che il gradiente è un operatore lineare. Se noi abbiamo due campi di deformazioni, bene, due campi di deformazioni che provengono da due campi di spostamento, facendo la somma degli spostamenti e facendone la parte simmetrica del gradiente di questa, otteniamo la deformazione totale come la somma, esattamente coincide con il valore della somma dei due campi di deformazione. È chiaro? Va bene, guardate, in tutte le equazioni accadrà sostanzialmente sempre la stessa cosa, perché come abbiamo detto sin dall'inizio, tutte le equazioni che sono coinvolte in questo problema sono tutte equazioni lineari, quindi andremo a sfruttare questo fatto che le equazioni sono lineari, e quindi si può fare questo passaggio, ok? E infatti andiamo sulla seconda equazione. Di nuovo, che facciamo? Sommiamo membro a membro questa equazione con questa equazione. Allora, lo possiamo fare di nuovo facendo i passaggi come abbiamo visto prima, ma io che cosa avrò? Avrò divergenza di sigma 1 più divergenza di sigma 2, ma la divergenza è un operatore lineare, un'altra volta, e la somma delle due divergenze è uguale alla divergenza della somma. Chiaro? Quindi posso scrivere direttamente qua, quando faccio la somma membro membro, posso qua scrivere divergenza di sigma 1 più sigma 2 più V1 più V2 più uguale 0. Va bene? E di nuovo che faccio? Intanto riconosco che questo sigma 1 più sigma 2 è esattamente quello che avevamo ipotizzato qui, va bene? Che per comodità, come al solito, chiamiamo sigma, va bene? E V1 più V2 è esattamente il carico che abbiamo noi ottenuto sullo schema S quando sommavamo le due sollecitazioni distinte, la 1 e la 2. Questo è il carico B. Bene, allora in altri termini, che cosa stiamo scrivendo noi? Allora, mentre la prima ve la riporto da quest'altra parte, la prima mi diceva epsilon, questa epsilon era uguale alla parte simmetrica del gradiente di U, questa
la riscrivo di qua per comodità. Quindi la prima mi diceva che epsilon era uguale a un mezzo del gradiente di U più il gradiente di U da rho. Bene. Che cosa vi sta dicendo la seconda? Se sigma 1 più sigma 2 l'abbiamo denominato sigma, vi sta dicendo che la divergenza di sigma più P è uguale a 0. Bene. Andiamo sulla terza equazione, questa è ancora più banale se vogliamo, perché è appunto un operatore algebrico lineare. Quindi qua abbiamo, facendo la somma di questo con questo, avremo sigma 1 più sigma 2 è uguale a C epsilon 1 più C epsilon 2, ma C è un operatore lineare. Quindi sarà C epsilon 1 più epsilon 2. Ci siamo? Quindi la terza equazione la possiamo scrivere così, sigma 1 più sigma 2 è uguale a C epsilon 1 più epsilon 2. E in altri termini, sulla base del fatto che sigma 1 più sigma 2 l'abbiamo chiamato sigma, c'è scritto semplicemente che sigma è uguale a C applicato su epsilon. Non ci rimane che vedere quello che sta succedendo sulle condizioni al contorno. Le condizioni al contorno sono semplicissime, semplicemente è scritto che U con 1 più U con 2 dovrà essere uguale a un cappello 1 più cappello 2. Bene. Le scrivo qui. U con 1 più U con 2 uguale U cappello 1 più U cappello 2. E cioè U con 1 più U con 2 è quello che qui abbiamo chiamato U. Bene. E quindi qua lo riportiamo come U è uguale a U cappello 1 più cappello 2. Ma U cappello 1 più cappello 2 è questo qui, che ovviamente ancora una volta rappresenta lo stato di il terzo membro dello stato di sollecitazione S. Bene. E lo possiamo semplicemente chiamare U cappello per semplicità. E quindi qua c'è scritto questo. Ed infine l'ultima equazione, guardiamola. Questo più tutto questo. Ci siete di là? E quindi che cosa succede? Che dobbiamo scrivere sigma 1n più sigma 2n uguale a P1 più P2, ok? Ma sigma, anche sigma, è un tensore, sì, è un tensore del secondo ordine, è un operatore lineare. Quindi sigma 1n più sigma 2n significa sigma 1 più sigma 2n. Eccolo qui, che lo scriviamo. Sigma 1 più sigma 2, tutto applicato su n, è uguale a P1 più P2. E ancora una volta, sigma 1 più sigma 2 è quello che qui abbiamo già chiamato sigma, mentre P1 più P2 rappresenta il secondo membro dello stato di sollecitazione S, che per comodità ancora una volta chiamiamo solo P. E in definitiva allora noi abbiamo che sigma n è uguale. E ovviamente queste equazioni sono valide in omega, faccio vedere anche a voi, queste equazioni sono valide in omega, questa equazione è uguale su du omega e questa su df omega, non l'ho scritto per brevità, va bene? E ovviamente queste equazioni sono ovviamente esattamente le stesse, quelle che abbiamo scritto qua. Quindi quello che abbiamo scoperto è che se noi prendiamo come stato di sollecitazione la somma dei due stati di sollecitazione, bene, e ammettiamo come soluzione la somma delle sue soluzioni, questa soluzione soddisfa esattamente queste equazioni per questo stato di sollecitazione.
e queste equazioni sono esattamente quelle del problema dell'equilibrio elastico, quindi sono proprio le equazioni che dovevamo soddisfare. Quindi la somma di due soluzioni è soluzione del problema con sollecitazioni somma. Questa è una cosa che, guardate, è assolutamente scontata. Voi l'avete data per scontata quando abbiamo cominciato a fare gli esercizi anche. L'abbiamo già vista questa cosa, l'abbiamo data per scontata. Perché quando noi dicevamo, nelle strutture per esempio iperstatiche, no? C'era un'incognita iperstatica, e diciamo, come è fatto il diagramma del momento? È la somma del diagramma del momento dovuta al carico Q0, no? Più quello dell'incognita iperstatica. Quindi noi stiamo sovrapponendo gli effetti. L'abbiamo fatto in maniera, come dire, implicita, ma tutto questo si dimostra in questo modo. Bene. Ci abbiamo già creduto, voglio dire, che era così. Però tutto questo si dimostra così. Chiaro? Va bene. Guardate che la sovrapposizione degli effetti per l'ingegnere è un punto fondamentale, no? Quando uno deve considerare una struttura, mettiamo questo edificio anche, no? Soggetto a varie tipologie di carico, va bene? Peso proprio, il nostro peso, che è carico accidentale, effetto del vento, effetto del sisma, effetto, insomma, tutti i possibili effetti che si devono considerare per legge quando uno deve fare un calcolo di per esempio di un edificio in ingegneria civile, uno che cosa fa? Si trova le soluzioni singole, solo il peso proprio, solo il carico accidentale, solo il vento, solo l'effetto sisma, dopodiché le sovrappone, le combina e trova la soluzione più gravosa per ogni elemento strutturale. È chiaro? Quindi la sovrapposizione degli effetti è una cosa che l'ingegnere utilizza sempre. Bene. Ricordiamoci su che cosa è basata la sovrapposizione degli effetti. È basata sulla linearità del problema. Il problema è lineare. Bene. Se c'è un effetto non lineare, la sovrapposizione non si può più fare. Ok? Non è più possibile sovrapporre gli effetti. D'accordo? Va bene. Vogliamo fermare un attimo? Va bene, la prima applicazione della sovrapposizione degli effetti è la dimostrazione, se vogliamo, dell'unicità della soluzione. Ok? Immaginiamo di avere il nostro, come al solito, il nostro oggetto omega, la frontiera è divisa in due parti, il legame costitutivo è specificato, prendiamo uno stato di sollecitazione S. Va bene? Immaginiamo che esistano due soluzioni al nostro problema dell'equilibrio elastico, quindi avremo due possibili stati elastici, soluzioni dello stesso problema dell'equilibrio elastico. Va bene? Queste soluzioni sono S1, per esempio, che sarà U con 1, epsilon 1, sigma 1, e S2, U con 2, epsilon 2, sigma 2. Va bene? Va bene?
Questa è una classica dimostrazione che viene fatta, come dire, per assurdo, no? Cioè, dato che noi vogliamo dimostrare l'unicità della soluzione, si dice, immaginiamo per assurdo che esistano due soluzioni, poi verificheremo che non è possibile. Insomma, questa è la tecnica della soluzione, della dimostrazione, va bene? E, bene, allora, va bene, abbiamo che a S corrispondono due soluzioni, va bene? Adesso facciamo così. Prendiamo uno stato di sollecitazione che è uguale a S meno S. Va bene? Ovviamente, se prendiamo uno stato di sollecitazione S meno S, corrisponde a 0, 0, 0. Perché sarebbe P meno P, P meno P, U cappello meno cappello. Cioè, è 0, stiamo mettendo una sollecitazione 0. Va bene? A questo possiamo far corrispondere utilizzando la soluzione degli effetti, no? Possiamo far corrispondere, come dire, la differenza tra una soluzione e l'altra. Bene? Perché possiamo dire a questo S corrisponde questa soluzione, prendiamo questa soluzione per questo S. Bene? Per il meno S prendiamo il meno S2. Bene? Quindi la soluzione che noi andiamo a considerare, lo stato elastico S piccolo, sarà uguale a S1 meno S2. E cioè, U con 1 meno U con 2, Epsilon 1 meno Epsilon 2, Sigma 1 meno Sigma 2. Va bene? Va bene. A questo punto facciamo così. Calcoliamoci l'energia del sistema. Allora, facciamo qualche passo indietro, no? Allora, l'energia del sistema. Noi ci ricordiamo che naturalmente stiamo prendendo un corpo iperelastico, bene? Quindi questa C proveniva da un'energia, da una densità di energia. Energia di deformazione, quella che abbiamo chiamata phi di epsilon, vi ricordate? Phi di epsilon, densità di energia di deformazione. Bene. Bene, se voglio calcolare l'energia di tutto il sistema, che devo fare? Devo fare l'integrale di questa energia phi di epsilon su tutto il mio oggetto. Quindi io questa cosa la chiamo phi grande è uguale all'integrale su omega di phi di epsilon in dv su tutto il nostro oggetto. Bene. E ovviamente se voglio calcolare questa energia in corrispondenza di questo stato di sollecitazione, come epsilon devo considerare esattamente questa quantità qui. Bene. Cioè epsilon 1 meno epsilon 2. Quindi questo è uguale all'integrale su omega di phi di epsilon 1 meno epsilon 2. Phi l'abbiamo scritto minuscolo. L'abbiamo scritta così. Va bene? Ci siamo? Beh, possiamo anche ricordarci l'espressione della phi che abbiamo dato noi. L'espressione della phi era phi uguale a un mezzo C epsilon epsilon. Lo ricordate? D'accordo? La scrivo qui, un po' più qua, phi di epsilon è uguale a mezzo C epsilon epsilon. Ok? Vi ricordate? L'abbiamo scritta in realtà componenti considerando tutti gli indici di tutte le componenti, no? Questa cosa era fatta così, se vogliamo, diciamo, metterci anche questa espressione CJHK EYHK EYJ. Questo è esattamente il modo di scrivere che abbiamo utilizzato per specificare la nostra energia. Va bene? Beh, quindi era un mezzo C di Epsilon Epsilon. Ok? Va bene. La sostituisco da dentro. E questo viene che è uguale a un mezzo integrale su omega di C
epsilon 1 meno epsilon 2, epsilon 2 meno epsilon in db, questo anche è in db. Ma c epsilon, c epsilon è sigma, ok? Quindi tutta questa cosa la possiamo anche scrivere così, come integrale su omega di sigma 1 di sigma 2, un metro ci vuole davanti ovviamente, scalare epsilon 1 meno epsilon 2. Se volete possiamo fare un po' il solito passaggio, cioè possiamo sostituire al posto di sigma 1 e meno sigma 2 sigma, cioè questa quantità la possiamo chiamare per comodità sigma e quest'altra per comodità epsilon, così come questa quantità per comodità la chiameremo 1. Va bene? D'accordo? E quindi voglio dire, per comodità la possiamo anche scrivere così, come un mezzo integrale su omega di sigma in prodotto scalare con epsilon dt. Bene. Allora, una delle proprietà che abbiamo invocato più volte su questa energia phi è che questa energia deve essere sempre positiva, a meno che epsilon non è zero, ovviamente. Bene. Il che significa che se questa quantità è positiva, se questa quantità è positiva, bene, vuol dire che da questa roba, il suo integrale, la sua volta, maggior ragione deve essere sempre maggiore di 0, diciamo uguale a 0 solo se epsilon è uguale a 0. Quindi è maggiore o uguale di 0 e sarebbe uguale a 0 solo se epsilon è uguale a 0. Ricordiamoci questo. Anzi, facciamo così. Lo voglio scrivere in questo modo. È maggiore di 0 e qua invece scrivo uguale a 0 solo se epsilon è uguale a 0. Va bene? Così ci ricordiamo questa proprietà. Benissimo. Adesso riguardiamo un attimo questo termine. Vediamo anche il derivato. Tutto quanto questo termine. Così, va bene? Riguardiamo questo termine, cioè l'integrale di sigma scalare epsilon. Che vi fa ricordare l'integrale di sigma scalare epsilon? Lo riscrivo di qua, magari lo scrivo più o meno in corrispondenza. Integrale su omega di sigma scalare epsilon in dt. Che vi fa ricordare questa integrale? È il lavoro, come lo chiamiamo? Lavoro virtuale interno, è il lavoro virtuale interno, sigma scala epsilon è il lavoro virtuale interno, va bene? E beh, il lavoro virtuale interno per il principio dei lavori virtuali deve essere uguale al lavoro virtuale esterno, e il lavoro virtuale esterno, ricordiamo, che sarà uguale all'integrale su omega di b scalare u in dt meno più integrale su d f omega di p scalare u in delta, ok? Sì, lasciamo, scriviamo così, poi dopo lo correggiamo, più l'integrale su d u omega di sigma n scalare u cartello in delta. Allora, in generale il lavoro virtuale interno, il lavoro virtuale esterno è scritto così, bene. Ma nel caso che stiamo considerando noi, cioè in questo caso qui, lo stato di sollecitazione che stiamo esaminando è questo, è S-S, in cui la B è 0, la P è 0 e la U cappello è 0. Cioè, voglio dire, noi stiamo esaminando il caso specifico in cui questo è 0, questo è 0 e questo è 0. Bene. Ci siete?
Allora, che significa? Che se, ovviamente, se questo è 0, questo è 0 e questo è 0, vuol dire che tutta questa quantità è sempre comunque 0. Va bene? E allora significa che questo lavoro virtuale interno è 0. Ma se questo lavoro virtuale interno è 0, vuol dire che questo è 0. E cioè significa che tutta l'energia è 0. Ma noi sappiamo che, quindi, la conseguenza di tutto questo è che P di questa nostra epsilon è uguale a 0. Ma noi sappiamo che questa può essere vero se solo se epsilon è uguale a 0 in tutti i punti di omega. Cioè questo implica che epsilon è uguale a 0 in omega. Ci siete? In tutti i punti di omega. Ma epsilon chi era? Scusatemi, epsilon era la differenza tra epsilon 1 e epsilon 2. Quindi vuol dire che l'ulteriore conseguenza è che epsilon 1 è uguale a epsilon 2. Poi, tenuto conto che sigma altro non è che C applicato ad epsilon ed ha un suo valore, se io qua applico epsilon 1 otterrò sigma 1, se applico epsilon 2 otterrò sigma 2, ma poiché epsilon 1 è uguale a epsilon 2, vuol dire che sigma 1 e sigma 2 anche devono essere uguali fra di loro. Quindi l'ulteriore conseguenza è che anche sigma 1 e sigma 2 sono uguali. Bene. Allora, se questi campi deformativi epsilon 1 e epsilon 2 sono fra di loro uguali, bene, al più possono, diciamo, tutto il campo degli spostamenti, cioè la differenza tra un con 1 e un con 2 può essere solo un modo rigido, perché la forma dell'oggetto deve essere la stessa. Vi ricordate? Epsilon è quello che dava la forma all'oggetto deformato. Ok? Ci siamo? Quindi al più quello che può accadere se epsilon 1 è uguale a epsilon 2, può accadere che i due campi di spostamenti u con 1 e u con 2 devono essere uguali a meno di un modo rigido, perché la forma deve essere la stessa, la forma è controllata dall'epsilon. È chiaro? Ma poiché, voglio dire, abbiamo lo stesso, abbiamo vincolato questa parte, cioè non questa parte, come dire, ha spostamenti nulli sul bordo, vuol dire che ovviamente anche i due campi di spostamenti devono essere fra di loro uguali, non ci può essere un modo rigido di differenza. E quindi si dimostra la nostra tesi, cioè che la soluzione è unica. Va bene? Allora, riguardiamo come abbiamo dimostrato questa cosa. Siamo partiti dal fatto che abbiamo considerato uno stato di sollecitazione S, che è fatto così, e abbiamo ammesso che esistano due possibili soluzioni. Va bene? Questa è la tecnica. Va bene? Fino a qua ci siamo. Poi ho detto, prendo uno stato di sollecitazione differenza di S con se stesso, quindi sto prendendo uno zero ovviamente, cioè caratterizzato da forze di volume zero, pressione nulla e campi di spostamento imposti zero. A questa S faccio corrispondere questa soluzione, a questa meno S faccio corrispondere questa meno soluzione. Va bene? Sovrappongo gli effetti, faccio S meno S, questo meno questo, sovrapposizione degli effetti, e così mi trovo questo stato elastico soluzione, che in generale per me è diverso da zero a questo punto. Dopodiché dico, va bene, calcoliamoci l'energia,
mi faccio un po' di passaggi e scopro che alla fine l'energia la posso vedere in questo modo, come sigma scalare epsilon, un mezzo. Poi so che questa energia deve essere sempre maggiore di zero, strettamente maggiore di zero, a meno che questa epsilon non è zero. Bene. Allora, riguardo questo integrale di sigma scala epsilon del V come il lavoro virtuale interno, che queste tensioni, scusatemi, che queste tensioni qui, queste tensioni soluzioni, stanno compiendo per queste deformazioni soluzione, perché sono tutte soluzioni ovviamente. Bene. E il lavoro virtuale interno è in generale uguale al lavoro virtuale esterno, con delle forze di volume, delle forze di superficie e di spostamento. Ma nel caso specifico noi stiamo esaminando come stato di sollecitazione lo zero. Quindi queste forze sono 0, 0, questi spostamenti sono 0. Quindi vuol dire che il lavoro virtuale esterno è sicuramente nullo. Di conseguenza sarà nullo anche il lavoro virtuale interno. Ma se è nullo il lavoro virtuale interno, vuol dire che non ci deve essere differenza tra epsilon 1 e epsilon 2, perché l'energia viene nulla solo quando epsilon è 0. Allora, se non c'è differenza tra epsilon 1 e epsilon 2, ovviamente non ci sarà differenza tra sigma 1 e sigma 2, che sono calcolati tramite queste equazioni qua, che sono sempre ad un solo valore. E poi abbiamo fatto un altro ragionamento, abbiamo detto i due campi deformativi sono gli stessi, quindi vuol dire che questo oggetto, no, assume la forma, una forma deformata, fatemi passare questo termine, una forma deformata che è uguale con epsilon 1 e epsilon 2. Quindi quello che può capitare tra i due campi di spostamento è che al più ci sia un modo rigido di differenza, se la forma deve essere la stessa. Vi ho spiegato? Beh, ma i modi rigidi non sono ammessi, perché noi abbiamo bloccato una parte della frontiera. Non sono ammessi i modi rigidi, abbiamo tolto i modi rigidi perché abbiamo messo dei vincoli esterni. Quindi se non ci sono modi rigidi, allora vuol dire che anche i due campi di spostamento devono essere fra di loro uguali. E quindi le due soluzioni, S1 e S2, coincidono. La soluzione è unica, per fortuna.